E ciao a tutti ed eccoci qui col terzo episodio di Alien Isolation. Allora, eravamo arrivati qui e non so che cacchio fare. Abbiamo ascoltato quest'audio e basta. Mi sa che sto qua era solo un punto di salvataggio così tanto per. E non lo so. Ah, aspettate che qua abbiamo lasciate indietro quella roba lì che non so cos'è. Vabbè, io raccolgo cose a caso, ma chi se ne. Chi se ne, chi se ne. Andiamo solo indietro, mi sa. Ricordo, che non l'ho mai giocato questo gioco e non ho mai visto nessun gameplay, quindi non so cosa fare, non so cosa aspettarmi. E sarà probabile che mi blocco magari da qualche parte, eh. Anche perché sto diventando cieco, non noto più le cose. Non vedo più. Allora, è stanca, poverina. Mi sa che dobbiamo andare di qua. Oppure no. Torcia a coni necessaria. Probabilmente c'era una torcia e non l'ho vista. Torniamo indietro. Ah, forse è qua. Qua c'è una porta che non funziona. Qua c'è una porta che non funziona. Bloccata. A ioni, non a coni. Ma l'ho detto che non sono più. Non riesco più a leggere. Ok, io sono Pirla, ho girato 3 ore. Apri il condotto. No, ma io sono veramente. Ma proprio. Ma lasciamo perdere. Forse conviene attivare sto coso, sono Pirla. Avrò tagliato qualcosa di sicuro, ma sono Pirla. Sono tornato tutto indietro per niente. Dai, mi raccomando, Crio, perditi anche qua sotto. Sono tornato indietro. Oh, e sto gioco qua mi durerà 80 ore. Sono veramente un pirla con la P maiuscola. Ma vedi? Fossi uno che vede meglio. E la cosa dove te l'hai rimesso? Ah, adesso non vedo più niente così. Allora siamo sotto, qua c'è una porta che è chiusa. Quindi noi andiamo di Questo qua. dannato posto cade a pezzi. E la torcia Ionio, aspetta, usa. E se di qua c'era qualcosa? Ah, ma posso andare comunque. Ah, ma non c'era niente. E là cosa sono sti rumori? Una valigia. Ma pigliati un vento, rintossisci sempre. Vabbè che sta roba qua credo che fa una bella puzza. Il razzo. Cosa? L'ho visto solo io o c'era qualcuno? No, ma c'era qualcuno. È andato di qua. Ma qua c'è una porta. Ma dai, fammi trovare la torcia. Sempre se c'era sito torce, non qualcos'altro.
Ah, qua c'è un altro robetto lì. E un altro fatto, dai. Abbiamo attivato l'elettricità e qua si è aperto. Qua si è aperto. Ah, adesso mi fa entrare. Ah, ci sono delle valigie, rubiamo tutto. No, eh. Non si può. Però prima di andare di lì, io volevo vedere qua dentro, magari c'è qualcosa. Magari sto posto qua è un labirinto. C'è una bella rivista, cos'è? Anni 80. Questo qua è un vetro. Ah. Ok, vabbè. Un'altra rivista. Ed è la donnina. Adesso YouTube me lo mette in modalità con restrizioni. Cioè fuori dalla modalità. No, lì quella roba lì non me lo fa monetizzare bene perché ho fatto vedere un giorno a letto. Ok, sta. Aspetta. Aspetta. No. Mi serve sì la torcia, la torcia. E qua mi serve la torcia, eh? Qua mi serve la torcia al plasma. Io non ho nessuna delle due. Allora, aspetta, qua. Piedi di porco. E la miseria. Oh, mi manca tutto. E non c'ho il piede di porco, e non c'ho la torcia, non c'ho nulla. Allora, noi siamo arrivati qui. Ah, mamma mia. È la miseria, sti vetri. Sti morti. Mi sa che sono tutti morti qua. Abbiamo trovato qualcosa. Un registratore. Ho trovato l'ultimo punto di giunzione. Mi ci è voluto un po'. È staccato ora. Devo solo fissare la spranga di sicurezza. Raggiungimi quando hai fatto anche tu. Poi potremo andarcene da questo inferno. Oddio, no. Più avanti Sento deve rumori esserci l'uscita. dappertutto, sento cigolie. Sbrigati e basta, va bene? Ok, più avanti ci deve essere l'uscita. Dai, 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 che c'è l'uscita. Controlliamo se c'è un piede di porco. C'è un'altra bella rivista. Piede di porco, torcia, qualcosa. Un armadietto. Tieni premuto? No, ma non voglio nascondermi. Ok, si è aperta una porta. Ma non c'è nulla, veramente. Un'altra Sono Turner. registrazione. Ho dovuto di nuovo occuparmi di quello stronzo ubriacone. Stavolta ha quasi distrutto il portello con un piede di porco. Avrà immaginato di essere al sicuro qui e di chiudersi dentro. Fanculo. Abbiamo già troppi pensieri per poterci occupare di un alcolizzato. E comunque l'ho rinchiuso nella sala delle prove. Quel coglione smaltirà la sbronza lì. Ok, il piede di porco è nella sala delle prove. Sta qua la sala delle prove? Dai! Dimmi che questa è la sala delle prove. Piede di porco. Reshbi. Reshbino. Qua non c'è nessun piede di porco. Dimmi che qua. Sala delle prove. Questa è la sala delle prove. Abbiamo un joystick arcade. Adesso per trovare il piede di porco. Fa bagno. Ci metterò una radio. Non funziona. Dai. Non è qua? Veramente non è qua? È lì! Ah, io ho capito, stavolta.
Ho capito. E dai. Oh, ma sto registrando già da 22 minuti. Però vabbè che ci saranno dei tagli. Non voglio fare video troppo lunghi perché purtroppo con l'upload che ho ci metto veramente troppo a caricare i video. Non è peraltro, se no io farei video anche da un'ora. Però con l'upload che ho ci metto veramente un casino. Una puntata di Resident Evil non è tanto per la lunghezza, ma è per quanto pesa, per colpa della qualità. Ci metto 3 ore. Sono tipo 1,5 giga a puntata. Anche di più. Eccolo qua. E vai! Abbiamo il piede di porco. Lasciamelo! Credo che serva più a me che a te. Ok, abbiamo il piede di porco. È già un passo. Ci fosse il salvataggio sarebbe un altro passo, ma non c'è. Wow. Allora, tieni. Ok. Oh, possiamo aprire le porte col piede di porco. Lei salvataggio? Non è che mi dai un salvataggio, eh. Qua cos'è? Piedi di porco anche qua. E dai, apri. C'è un altro audio. Brutto interrogato, Heist. Ho detto bene, vero? Heist. Ascolta, se non riesci a dirmi nemmeno come ti chiami, resteremo qui un bel po'. Voglio solo sapere del tuo capo. Ti ha messo tutti nei guai. Qualcuno dovrà risponderne. E farò davvero in modo che qualcuno ne risponda. No? Fai il duro, eh? Turner, spegni il registratore. Magari il nostro amico è solo timido. Sì, è solo timido. E nulla, per questo video è tutto. Ciao a tutti, e a un prossimo video.